Io mi chiamo Paolo Bogni, sono portavoce di anticapitalismo.it, è una delle associazioni che fa parte del coordinamento del Caposaldo Associazioni Unite. Sono un po' emozionato e l'emozione è anche dovuta al fatto che dovremo essere all'altezza di intervistare Diego Fusaro, che è qui stasera per presentare la sua opera, che non è l'ultima che ha scritto, ma che è stata edita da Bompiani nel 2012, si intitola Minima Mercatalia. A partire dall'analisi che Diego Fusaro farà di Minima Mercatalia questa sera, noi prenderemo la scusa per mettere sotto la lente di ingrandimento il sistema economico capitalista. Ricordo che questo libro è in vendita nel banchetto del corridoio adiacente a questa sala. Mi raccomando, acquistatelo, perché io l'ho letto per studiare le tematiche che Diego Fusaro parlerà stasera, ed è un libro interessantissimo. Ci sono molti spunti per comprendere oggettivamente la realtà che ci circonda. Diego Fusaro il prossimo 15 giugno compirà 31 anni, malgrado la giovane età ha già pubblicato più di una decina di libri. L'ultimo in ordine di tempo, il penultimo, è Idealismo e prassi, Fichte, Marx e Gentile. Già in questo titolo vedo uno scandalo, Gentile e Marx messi all'interno di uno stesso ragionamento. È un paradosso, se si vuole, perché negli anticapitalismi presenti diciamo sul mercato delle idee, mettere Marx e Gentile nella stessa linea può apparire scandaloso. Lei come spiega invece la presenza all'interno dello stesso ragionamento di Marx e Gentile per delineare un pensiero anticapitalista? Marx e Gentile scandalosi nel senso che uno solitamente viene ricondotto all'estrema sinistra, Marx, e l'altro, Gentile, che viene ricondotto invece tradizionalmente all'estrema destra, Gentile. Ma io, come rispondo a questa domanda, io dico che i filosofi non si distinguono in filosofi di destra, filosofi di sinistra, ma si distinguono in filosofi intelligenti e filosofi non intelligenti. Gentile e Marx erano filosofi ugualmente intelligenti, secondo me, e quindi ugualmente portatori di una visione del mondo degna di essere ripercorsa criticamente. Gentile e Marx poi, lo dico qui di passaggio, hanno in comune molti aspetti nel loro codice filosofico, primo fra i quali l'idea e l'importanza assegnata alla prassi, che è uno degli elementi che oggi più sono assenti nell'orizzonte storico di cui siamo abitatori, cioè l'importanza della prassi trasformatrice come condizione per trasformare il mondo. L'undicesima tesi su Feuerbach di Marx, quella che programmaticamente recita che i filosofi hanno solo interpretato il mondo, si tratta di trasformarlo, si intreccia fecondamente con un passaggio molto bello dell'opera di Gentile, il sistema di logica, in cui Gentile dice il mondo sempre è quale noi lo facciamo. Cioè, in comune hanno esattamente questo codice prassistico per cui il mondo non è un oggetto da rispecchiare, come oggi si sta sempre più imponendo. Pensate al mondo in cui viviamo, il mondo dello spread, della finanza, della dittatura del mercato, del fanatismo dell'economia e così via, che viene vissuto sulla nostra pelle come se fosse un mondo dato a cui dobbiamo cadavericamente adattarci. Il discorso dominante dell'economista oggi è quello che predica l'intrasformabilità del mondo, è quello che predica la necessità di adattarsi all'ordine e al tono del mondo, non perché esso sia di per sé giusto e buono, ma semplicemente perché è e non potrebbe non essere, è dato e deve essere accettato, è un oggetto già da sempre dato a cui bisogna conformarsi, è qualcosa che, come diceva Gentile, fier inequit, cioè non può divenire, sta lì, deve essere contemplato, è natura, no? Tutte le crisi odierne, l'impennata dello spread, i crolli della borsa e così via, sono oggi vissuti nel discorso dominante come se fossero cataclismi naturali, se ci pensate, no? Come se fossero degli tsunami che si abbattono nelle nostre vite, indipendenti dalla nostra volontà e soprattutto sottratti alla nostra prassi trasformatrice. Marx e Gentile, in maniera diversa, mettono in luce come il mondo oggettivo in cui viviamo è un nostro prodotto e in quanto tale permette una costante interazione, di più impone la necessità di agire per cambiarlo. La prima tesi su Feuerbach di Marx dice che l'oggetto, il mondo oggettivo, non è qualcosa di dato a cui conformarsi, ma è qualcosa che abbiamo creato noi e quindi può essere trasformato. Lo stesso diceva Gentile in fondo quando diceva che l'oggetto è l'esito di un porre soggettivo, l'abbiamo posto noi in essere e quindi possiamo trasformarlo. Non ha nulla di definitivo, ma è l'opera sempre rinnovata della prassi umana. Per cui l'imperativo che ugualmente si muove dalle pagine delle opere di Gentile e di Marx, al di là delle pur importanti differenze che separano questi due autori, è proprio quello che impone all'uomo di darsi da fare per cambiare il mondo, potremmo dire, di non accettare il mondo dato come se fosse una necessità ineludibile, agire per trasformarlo. Mi viene di anticipare una parte della domanda successiva, quindi anche lo stesso Marx che viene da Gentile sino al suo maestro Preve, spostato dagli archivi del materialismo all'archivio invece dell'idealismo, non è anch'esso qualcosa di scandaloso e che però potrebbe darci una mano a noi per elaborare un anticapitalismo più maturo, più vero, e non invece quegli anticapitalismi fallimentari di chi considerava Marx un materialista e che ogni riferimento a tutti i tesserati del vecchio partito comunista è puramente voluto. Sì, questo è un problema teorico della massima importanza, cioè la natura filosofica dell'impianto categoriale di Karl Marx. Marx, dal mio punto di vista almeno, non è un materialista, ma è un idealista al 100%. In che senso? Bisogna capire anzitutto cosa vuol dire idealismo. Ora, non è questa la sede per fare una lezione sull'idealismo tedesco, però mi limito a riprendere molto rapidamente, in maniera telegrafica, la distinzione tra realismo e dogmatismo, se volete, tra realismo e materialismo, che aveva elaborato a suo tempo un grande pensatore idealista, Fichte, il quale diceva che in fondo, in ultimo, la distinzione tra materialismo e idealismo sta in ciò che per il materialismo esiste un mondo oggettivo dato a cui noi dobbiamo corrispondere, sta lì, è fermo, è materialmente dato, è realmente dato e noi siamo determinati da quel mondo e dobbiamo adattarci ad esso, no? Dobbiamo adattarci conoscitivamente ad esso rispecchiandolo così com'è, adequatio rei intellectus, e dobbiamo adeguarci adesso politicamente lasciandolo essere così com'è, no? C'è una sorta di identità fra l'accertamento e l'accettazione, tra l'accertamento conoscitivo e l'accettazione sociopolitica, laddove invece, diceva Fichte, l'idealismo è quella filosofia che muove dall'io libero e indipendente, l'io che crea il suo mondo, l'io che si oggettiva nel mondo della produzione, nel mondo sociale e storico e che sempre agisce per trasformarlo. Se il materialista deduce l'io dal mondo oggettivo, l'idealista invece deduce il mondo oggettivo dall'io, cioè dall'attività autonoma del genere umano che si oggettiva nello storico. Ora, Marx è idealista esattamente in questo, sarò breve, nel fatto che recupera e declina da un punto di vista appunto filosofico, comunistico, l'idea propria dell'idealismo tedesco dell'identità di soggetto-oggetto. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che tra il soggetto, l'umanità pensata come un unico io, e l'oggetto, la serie delle oggettivazioni storiche umane, deve darsi identità, cioè appunto l'umanità deve agire per rendere conforme a sé il proprio mondo oggettivo. E appunto, e questa è opera di una prassi che si determina nella storia. Il mondo oggettivo non corrisponde al soggetto, anzi il mondo oggettivo di cui siamo abitatori oggi è massimamente distante dalla corrispondenza con noi come soggetto unitario, l'umanità. È il mondo in cui l'umanità è negata nel proprio mondo. È il termine che Marx diceva alienazione. Il fatto cioè che l'umanità è straniera a se stessa e al mondo in cui vive. Si tratta appunto di produrre l'identità di soggetto-oggetto riconducendo all'ordine della ragione umana tutti i prodotti storici e sociali di cui siamo abitatori. Ecco. Questo è in estrema sintesi il tema del soggetto-oggetto marxianamente pensato a partire dall'idealismo. Cioè appunto Marx è un idealista al 100% perché pensa che il mondo oggettivo sia un prodotto sociale e storico e che l'identità soggetto-oggetto sia mediata dalla storia, dalla temporalità e dalla prassi umana. Se si leggono le 11 tesi su Feuerbach di Marx, ci si accorgerà che batte al centro di quel progetto un cuore idealistico, la cifra dell'idealismo sul piano ontologico anzitutto è quella della defatalizzazione del mondo oggettivo. Il mondo oggettivo non è dato ma è un prodotto, e in quanto tale può essere cambiato. Il mondo oggettivo l'abbiamo prodotto noi, lo possiamo trasformare. Questo per gli idealisti valeva su un piano anzitutto ontologico. Non esiste nulla oggettivamente se non tramite l'azione del vostro pensiero che lo sta pensando e quindi ponendo, no? Per questo, per inciso, ogni realismo è sempre ingenuo, lo diceva Gentile. Il realismo è sempre ingenuo perché pensa che il mondo oggettivo esiste e si dimentica che quell'esistenza è già sempre mediata dal pensiero che lo pensa, sul piano conoscitivo e ontologico. Ma sul piano sociale e politico l'idealismo dice esattamente che il mondo oggettivo, le leggi della finanza, dell'economia, le leggi della società, sono l'esito di una posizione umana e quindi non hanno nulla di definito, possono essere trasformati. No? Citando un bellissimo passo di Shakespeare, del Giulio Cesare di Shakespeare, in cui Cassio si rivolge a Bruto, dice: vedi caro Bruto, non è nelle stelle ma in noi la colpa se noi rimaniamo degli schiavi. Questo è il punto. Se siamo schiavi oggi è colpa della nostra attività che precipita in forme di accidia e di inerzia. Bisogna riappropriarsi della consapevolezza del mondo oggettivo come prodotto della prassi sempre riprogrammata. Quindi è colpa anche nostra se ci viene designato nei centri commerciali o nelle azioni e nelle obbligazioni delle borse valori. È anche colpa nostra, quindi c'è una colpa soggettiva, e per quanto riguarda questa soggettività astratta ne discutiamo nelle successive domande. Proseguendo nella bibliografia in breve di Diego Fusaro, altre opere importanti sono Essere senza tempo, Accelerazione della storia della vita del 2010, Bentornato Marx, Rinascita di un pensiero rivoluzionario del 2009, qua l'ho letto il 2009, e Filosofia e Speranza, Ernst Bloch e Carlo Levitt, interpreti di Marx, nel 2005. Lì aveva soltanto 22 anni, ma mi viene da chiederle, ma sua mamma e suo papà da piccolino, anziché il Re della Giungla o il Re Leone, Biancaneve di 7 anni, cosa leggevano la Repubblica di Platone, la metafisica di Aristotele. Io ho iniziato a interessarmi di filosofia a 8 anni. Non ancora, a 16 anni al liceo. No, impressionante che a 31 anni lei abbia già pubblicato più di 10 libri, è quello che volevo dirle. Consideri che Schelling a 25 anni aveva prodotto tutte le sue principali opere. Assolutamente. È un inizio del nostro tempo pensare che si possa essere, diciamo così, pronti a dire qualcosa solo quando si è ultracinquantenni. Sto quasi arrivando io. No, il fatto è un altro, il fatto è che la filosofia è un'attività che non è legata all'età, no? Filosofare del giovane come l'anziano. La filosofia è una delle determinazioni fondamentali dello spirito umano, come la religione o l'arte. Diciamo, Mozart era giovanissimo. Sì. Quando componeva le sue principali. Cioè appunto, questo ovviamente non voglio dire che io sono scettico, matto da legare, però per dire che e soprattutto non è un falso idealista, non è un accostamento con Shelley, è un idealista vero. Lei è debitore, l'ho detto spessissimo sia nei suoi scritti che nei suoi video, di Costanzo Preve, il filosofo torinese recentemente scomparso. Vorrei introdurre la conferenza vera e propria, infatti con un video dedicato al suo maestro, e poi faremo un breve commento. Ormai consolida. Ma dunque il fatto è questo, che la dicotomia destra-sinistra rimane secondo me ancora una dicotomia culturale, perché è chiaro che la gente che vede Ballarò e che vede Santoro è di sinistra, e la gente che vede invece, come si chiama, Novespa è di destra, per cui è chiaro che esiste un teatrino, è chiaro che esiste dei sedimenti antropologici, culturali, giganteschi, sedimentati in 150 anni, questo è assolutamente chiaro. La dicotomia sinistra-destra è esistita e ha realmente avuto effetti, non tanto a rivoluzione francese, qui come noto è nata la parola dell'assemblea legislativa, no? Tant'è vero che dopo di Garibaldi non si parlava più, la dicotomia è scesa con una tavola sottoterra intorno al 1794 ed è riemersa intorno dopo la Comune di Parigi. Tant'è vero che dopo di Garibaldi c'erano democratici, c'era la sinistra. l'ipotesi di Bompiani, secondo me, presuppone uno scenario che non c'è più, lo scenario della sovranità monetaria della politica economica con possibilità reale da parte di un governo di fare il welfare oppure di non farlo, no? Nel momento in cui la sovranità monetaria è completamente espropriata dai mercati internazionali che commissionano congiunti gli economisti, siamo molti, no? Abbiamo davanti agli occhi una cosa evidente, no? A questo punto, secondo me, questa dicotomia viene meno storicamente e viene mantenuta in vita come protesi di manipolazione sportiva identitaria. Perché finché ci avremo dei ragazzini dei centri sociali che si bastonano con Casa Pound, è uno spettacolo meraviglioso, no? Perché nel frattempo i banchieri possono fare quello che vogliono e per intrattenere per la plebe lo spettacolo porno, cioè il vecchio cavaliere, come si chiama, le sue puttane e così via, no? Lo spettacolo violento, lo spettacolo politico, no? Sembra meraviglioso, no? E così via, no? Ecco, io sono convinto che questa dicotomia, di cui sono venute meno le basi culturali, politiche, sociali, economiche, con il venir meno della sovranità transnazionale, con la sua espropriazione da parte di grandi insiemi globalizzati e finanziari, viene reimposto in modo artificiale come protesi elettorale, cioè come galvanizzazione elettorale. Questo mi ricorda un film di Woody Allen in cui c'era nel futuro, in cui c'era una specie di orgasmo che veniva passando in una porta, per cui uno all'orgasmo diceva c'era l'orgasmo, per cui viene fatto un orgasmo nei 2 mesi prima delle elezioni, in cui si spinge la gente dicendo tale, quella, scandaloso, così via, e poi naturalmente chi vince fa, come è capitato dopo le partite di calcio, Toro Juve e Roma Lazio, dei caroselli di tifosi, che però durano poche ore. Questo fatto viene considerato uno strumento, laddove invece secondo me è un'analisi, cioè tocca a chi difende ancora la dicotomia sinistra-destra difendere con argomenti che però non sono facili di fronte al commissariamento di Monti. Quale funzione ha avuto l'antiberlusconismo in questi ultimi 20 anni? No, l'antiberlusconismo ha avuto una funzione meravigliosa in questi ultimi 20 anni, perché ha riciclato completamente il vecchio PC. Il vecchio PC aveva un problema, che aveva venduto per 40 anni una merce, che era la via italiana al socialismo. E veramente prima Stalin e basta, no? Poi dopo 56 anni, no? Ora, che se tu per esempio vendi scarpe, ma a questo punto arrivo dall'alluvione, o tu vendi stivali di gomma o esci dal mercato. Per cui bisogna passare dalle scarpe agli stivali di gomma. E l'antiberlusconismo ha permesso, già preparato dall'anticraxismo, dall'antifanfanismo, no? Perché c'era sempre un cattivo, c'è sempre un fascista. Una volta preso per i piedi Mussolini, poi ci sono sempre dei suoi dei suoi succedani, no? Fanfani fascista, Tambroni fascista, Craxi fascista, Berlusconi fascista, queste cose qua, no? Ora è chiaro, se una categoria politica diventa fascista, antifascista, a questo punto è come se un medico chiamasse tutte le patologie peste. Sei malato la retina, peste retinica, sei malato la prostata, peste prostatica, sei malato al cuore, peste cardiaca. Ora è chiaro che se la cultura politica viene ridotta alla categoria di fascismo, che è un giorno, no? A questo punto sono tutti fascisti, naturalmente, no? L'antiberlusconismo ha permesso, da un lato, la riproduzione dell'immagine del mondo degli intellettuali azionisti alla Govetti, cioè gli italiani come popolo di scimmie, come popolo di meridionali, stronzi, di mafiosi, borbonici, coglioni, che non hanno avuto la forma protestante, non sa chi è Calvino, non sa cosa è il turismo inglese, le don't speak English, just Italian, no? Cioè ha permesso costoro. E poi ha permesso al vecchio PC di fare il proprio salto mortale, che prima vendeva il socialismo, ma poi non poteva venderlo, non poteva venderlo. E a questo punto si è messo a vendere l'onestà antiberlusconiana. Questo è uno spettacolo degli ultimi 20 anni grottesco, a cui il senso di costretti. La mia generazione Diego Fusaro, adesso ne illustrerà magari in breve sintesi la figura. Ecco, io le chiederei soprattutto di ricordare Preve intorno al ruolo che Preve ha voluto ricondurre alla filosofia come conoscenza e valutazione sulla totalità sociale, avendo come stelle polari la verità con la V maiuscola e la comunità nella quale va a impararsi questa verità. Perché invece le filosofie attuali sono la negazione sia della comunità che della verità con la V maiuscola. E poi altre due questioni, molto velocemente, quella sulla funzione ultracapitalistica dell'antiberlusconismo e sull'inutilità della dicotomia destra-sinistra, anche collegata alla perdita della sovranità monetaria, che spesso viene ricordata l'inutilità della dicotomia destra-sinistra senza però aggiungere quel piccolo particolare della perdita della sovranità monetaria che una comunità, o soprattutto uno Stato o una federazione di Stati, hanno. Sì, qui sono molte domande, molti interrogativi. Partirò con il chiasmo, anche dal ricordare il maestro Costanzo Preve, che purtroppo è mancato poco tempo fa. Costanzo Preve mi ha insegnato essenzialmente due cose tra le tante: la passione per il valore veritativo della filosofia, cioè avere rapporti di consuetudine con Costanzo Preve significava avere possibilità di fare filosofia come si faceva ai tempi di Platone o di Aristotele, cioè crederci veramente nella filosofia. Oggi la filosofia, come anche lei ricordava poc'anzi, non gode di buona stampa, vuoi perché è svalutata in nome dei cosiddetti saperi inutili e scientifici, in primo luogo l'economia, che è solo sapere ammesso, perché come sapete l'economia sempre più spesso tende a diventare la teologia del nostro tempo, successore logico e cronologico della teologia medievale. Poi le altre forme di sapere viste come più produttive, più utili, più scientifiche, no? La filosofia invece viene continuamente svalutata, o laddove venga ancora conservata in vita viene fatta sopravvivere o come chiacchiera di intrattenimento per dotti, per gente di una certa quale cultura, come si dice, o ridotta a serenata per lo status quo, o ancora a chiacchiera di intrattenimento per i festival, no? I vari festival del sapere che vincono la filosofia a una performance, hanno di canzoni, no? E quello che manca però appunto è il valore veritativo della filosofia, cioè la filosofia come sapere critico in grado di conoscere, valutare ed eventualmente trasformare la totalità. La filosofia come propria cifra, il sapere critico che conosce, valuta e trasforma la totalità. Cioè come propria cifra un tentativo, potremmo dire, di comprendere il proprio tempo nel pensiero, come diceva Hegel. La filosofia non pensa a cose astratte, il luogo comune troppo spesso è solito imputarlo. La filosofia pensa a ciò che vi è di massimamente concreto, cioè la realtà in cui viviamo. Cioè l'accusa che le scienze tradizionalmente muovono alla filosofia, essere la filosofia un sapere astratto, si può facilmente rivoltare contro le scienze. Le scienze sono un sapere astratto. Perché? Perché le scienze astraggono il loro oggetto dalla totalità in cui esso è inserito e lo analizzano come se fosse una parte a sé stante, tramite quello che Hegel chiamava l'intelletto astratto e quello che Gentile chiamava il logo astratto. In fondo due concetti reciprocamente richiamanti, se dovessimo spiegare. Laddove invece la filosofia è il solo sapere concreto che esiste, perché la filosofia ha per oggetto la concretezza, cioè le parti che divengono all'interno di una totalità storica e che si danno nei loro nessi di mediazione reciproca. Se l'economia astrae l'economia dalla totalità dei rapporti sociali, della politica, del mondo storico appunto, e quindi è una scienza astratta, dell'intelletto astratto, la filosofia invece studia esattamente i rapporti concreti, dinamici della parte con la totalità, e quindi è massimamente concreta, studia il concrescere delle parti all'interno della totalità, nel cui rapporto dinamico tra le parti si dà appunto il senso del proprio mondo storico. Per questo la filosofia oggi deve essere continuamente disincentivata, soprattutto la filosofia nel senso hegeliano di sapere critico della totalità storica. In suo luogo sopravvivono le filosofie senza senso storico, le cosiddette filosofie postmoderne, che sono di fatto tentativi di proporre una filosofia senza passione per la verità, una filosofia che diventa chiacchiera irrilevante, civile, senza passione per la verità. Costanzo Preve ha invece, secondo me, per tutta la vita insistito fecondamente sul ruolo veritativo insieme sociopolitico della filosofia. La filosofia, come la praticava Costanzo Preve, era il tentativo di fondare su nuove basi una nuova comunità che fosse alternativa all'odierno capitalistico regno animale dello spirito. Il capitalismo è il mondo della falsità totale, è il mondo della falsificazione di tutti i rapporti sociali, simbolici, politici, e la filosofia è soltanto può mettere in discussione questo. L'economia non può risolvere il problema, lo dico con buona pace anche degli amici economisti con cui io ho sempre più spesso a che fare, soprattutto in relazione al problema, al grosso problema dell'odierna dell'identità europea. L'economia non può risolvere il problema perché è parte del problema, non può risolvere il problema, ci vuole un surplus d'anima filosofica. Solo la filosofia può criticamente mettere in luce la totalità dinamica e contraddittoria. Da questo punto di vista Preve ha per tutta la vita, ripeto, cercato di adombrare proprio il nesso critico fra filosofia e socialità, fra filosofia e mondo storico, e l'ha fatto essenzialmente, lo dico solo di sfuggita, poi chi fosse interessato potrebbe anche, potrà facilmente approfondire il tema, l'ha fatto sostenendo per tutta la vita la necessità vitale di ripartire dai greci e dall'idealismo tedesco. Greci e idealismo tedesco, al cui interno dell'idealismo tedesco lui collocava anche Marx. Primo punto. Il secondo punto, per quel che riguarda Preve mi ha insegnato, uso una sua espressione che dà anche il titolo a un suo bellissimo del 1989, anno come pochi altri significativo, la passione durevole dell'anticapitalismo. Lui usava questa espressione, l'anticapitalismo come passione durevole, cioè come passione in grado di resistere a quel momento effimero della giovinezza che ha caratterizzato molti che appunto in gioventù sono stati anticapitalisti e poi sono tragicamente riconfluiti nelle linee della legittimazione del potere. Preve pensava soprattutto a molti suoi compagni di gioventù che avevano fatto il 68 e poi erano di fatto si erano allineati millimetricamente con l'ordine dominante, tant'è che molti di questi li trovate stabilmente insediati nei posti di potere e di legittimazione del mondo storico in cui facciamo dei nomi. Ma per carità di parte non fare. Io dico il nome di battesimo, Adriano. Per carità di padre non voglio fare i nomi per non dare almeno importanza a figure che ne hanno già data ingiustamente troppa nella storia di questo paese. Però appunto Preve mi ha insegnato il valore dell'anticapitalismo come passione durevole, come ricerca della, potremmo dire, una ulteriorità non militante rispetto alla miseria dominante oggi sotto il sole chiamata capitalismo. Preve per tutta la vita mi ha insegnato la necessità di cercare un mondo alternativo rispetto a quello del capitalismo, cioè mi ha insegnato per tutta la vita, per quel segmento di vita che abbiamo trascorso insieme, io lo conobbi nel 2007, mi ha insegnato proprio il valore della filosofia come spirito di scissione rispetto al mondo capitalistico. La filosofia storicamente nasce sempre da una inconciliazione rispetto al proprio mondo storico, così è in Platone, che mette a tema la genesi della sua filosofia proprio come reazione simbolica all'ingiustizia, alla aditia subita dal maestro Socrate, messo a morte ingiustamente. E così anche con l'idealismo tedesco e con Marx, che mettono a tema il mondo della compiuta peccaminosità, il mondo del regno animale dello spirito, Hegel, il mondo dell'alienazione capitalistica, Marx. La filosofia è sempre un gesto di secessione ideale e reale rispetto al mondo storico, è un tentativo di far procedere la propria coscienza contro il mondo storico, nasce sempre da una forma di coscienza infelice, cioè appunto dall'idea che il mondo di cui siamo abitatori non corrisponde pienamente alle sue potenzialità, lascia a desiderare. Anzi, forse questo è il mondo da cui noi siamo più lontani rispetto alle nostre potenzialità ontologiche. Certamente. Sicuramente. Vengo però al secondo punto della sua articolatissima domanda, cioè l'antiberlusconismo, che attenzione, per antiberlusconismo qui non intendiamo un fenomeno da opinionismo politico dei talk show, intendiamo un'analisi filosofico-politica del fenomeno. L'antiberlusconismo effettivamente, come aveva ben detto Costanzo Preve, è stato, come dire, un fenomeno che ha permesso alla sinistra di riciclare la propria identità. Premetto che io non provo alcuna simpatia per i berlusconiani, ma ne provo ancora meno per i motivi che subito esporrò. Cioè il fatto che l'antiberlusconismo ha permesso alla sinistra di riciclare la propria identità, cioè ha permesso alla sinistra di abbandonare la lotta marxiana per il mondo migliore, per il sogno di una cosa, la lotta contro il capitale e i suoi rapporti di forza, e di passare alla lotta per la questione morale, per i diritti civili, per la lotta contro colui che viola tutte le regole della Costituzione, no? Berlusconi ha permesso alla sinistra di abbandonare l'anticapitalismo e di passare alle fila della legittimazione del capitalismo stesso. Cioè la sinistra, tramite Berlusconi, si è riciclata nella propria identità, secondo quella parabola tragica che porta dalla nobile figura di Antonio Gramsci a personaggi dal mio punto di vista assolutamente degni che farebbero ridere se non facessero piangere, come Massimo D'Alema di Ventola, cioè pensatori per i quali nulla resiste più dell'anticapitalismo. Il problema per Nichi Ventolo, per Massimo D'Alema, non è il fatto che ci sono rapporti di forza indecenti, sempre più osceni, con contratti di lavoro sempre più meschini, in cui il capitale ormai trionfa sovranamente senza più alcun contrasto da parte degli offesi del pianeta. Per loro il problema non è questo. Per la sinistra il problema era sempre solo la condotta morale del singolo individuo Silvio Berlusconi, fino ad arrivare appunto alla parabola che abbiamo sotto gli occhi, Matteo Renzi. Matteo Renzi è l'esito terminale di questa parabola degenerativa della sinistra, in cui non c'è più nulla dell'anticapitalismo, no? C'è una sorta di liberalismo ostentato, no? Nelle parole di Renzi non ho mai letto Marx, no? Se ne vanta anche, no? Non ho mai letto Marx. Cioè appunto c'è la fine, no? Passaggio, quello che Preve chiamava il serpentone metamorfico PC, PDS, DS, PD, cioè da Carlo Marx alla signora Landini, da Antonio Gramsci a Roberto Saviano. Ecco, questa è una tragedia, non fa ridere, è una tragedia, no? Assoluta, che ha portato dal marxiano sogno di una cosa all'odierno indecente sogno delle cose capitalistiche, no? Indecente legittimazione dei rapporti di forza. Ormai la sinistra non dice più nulla sui rapporti di forza, non dice più nulla sullo sfruttamento, sull'alienazione. La sinistra ha maturato una sorta di attenzione maniacale per tutte le forme di differenza, di minorità, ma mai è un sovrano invece disprezzo per la gente comune, per i lavoratori. Un paradosso questo, no? Il paradosso sta nel fatto che nel momento in cui la società massimamente si proletarizza, già che oggi sono proletari non solo i lavoratori di fabbrica, ma anche i precari, chi lavora nei call centers e così via, no? La società si proletarizza totalmente e la sinistra si deproletarizza totalmente, non ha più alcuna attenzione per i subalterni, no? Infatti la sinistra dal 68 ad oggi, secondo me, oscilla fra due poli apparentemente opposti ma segretamente complementari, che sono per un verso la lotta contro le forme borghesi di esistenza, famiglia, Stato, eticità medianamente, la religione, no? Cioè tutte quelle forme che il capitalismo stesso distrugge dal 68 in poi, no? Perché il capitalismo stesso oggi a distruggere lo Stato, la famiglia, la religione, l'etica, no? Quindi il paradosso della sinistra è che dal 68 ad oggi lotta per il re di Prussia, cioè lotta contro la borghesia che è il capitalismo stesso a dover dissolvere per togliere ogni barriera, ogni limite, frenare così. Primo polo. Secondo polo, la sinistra diventa giustizialista, la questione delle leggi, no? Non è più contro le leggi che sono le leggi che legittimano il capitale, è in difesa delle leggi. Il problema è Silvio Berlusconi che non rispetta le leggi, no? Non sono mai le leggi in quanto tali, sono leggi che santificano l'ordine capitalistico, no? Paradosso Bertolt Brecht che ci vuole senso dell'umorismo per capire la dialettica, in questo caso ci vuole molto. Adesso le chiedo invece come si articola sinteticamente l'impianto della sua opera. Io l'ho letta, sono soprattutto tre grandi momenti in cui lei articola il suo discorso, la sua narrazione, tenendo conto che per oggetto lei ha una totalità espressiva che chiama capitalismo, e questa totalità espressiva non è un mero fenomeno economico, come invece storicamente il capitalismo è stato visto dai più famosi tra gli anticapitalisti. Questo dovrebbe farci fare qualche passo avanti nel definire una progettualità anticapitalista. Ci può dire questi tre momenti in cui si articola la sua opera? Quali carburante può dare anche a noi che progettiamo la fuoriuscita da questa epoca maledetta e delinquente? Sì, ma premesso che io mi occupo di filosofia e non di economia, la periodizzazione che io fornisco del capitalismo nel mio libro è una periodizzazione filosofico-hegeliana, non economica, sociologica, filosofica, e articolo lo sviluppo del capitalismo in tre fasi che erano messe a tema anche da Costanzo Preve, per inciso, e che sono la fase astratta, la fase dialettica e la fase speculativa. Lasciando da parte la fase astratta, e magari ne parleremo se qualcuno sarà interessato, ma dato il poco tempo voglio soffermarmi della soggettività astratta, poi la riprenderemo. Voglio soffermarmi invece sul passaggio dalla fase dialettica alla fase speculativa odierna. Molto brevemente, la fase dialettica è la fase del capitalismo in cui opera Marx, è la fase del capitalismo in cui all'interno del capitalismo c'è una conflittualità contro il capitalismo, in cui si pensa che il capitalismo possa essere superato e si lotta per farlo. La conflittualità contro il capitalismo è data dall'incontro fra due figure che io con la sintassi hegeliana chiamo della lotta per il riconoscimento del lavoro servile e della coscienza infelice borghese. Cosa vuol dire? Vuol dire che le grandi lotte contro il capitale all'interno della sua fase dialettica avvengono tramite l'incontro delle lotte di classe proletarie e della coscienza infelice di una borghesia che vorrebbe l'emancipazione universale dell'umanità e insieme la vede negata dal mondo storico in cui essa stessa è dominante, il mondo storico del capitalismo. La borghesia vuole illuministicamente l'emancipazione di tutti e la vede negata dal mondo storico in cui essa è dominante, il mondo del capitalismo che anziché promuovere l'emancipazione di tutti promuove schiavitù, sfruttamento, colonialismo e alienazione. La coscienza infelice allora nasce come sentimento di una parte della borghesia che, pur essendo dominante all'interno del capitalismo, lo contrasta perché vuole l'emancipazione di tutti, e quindi passa dalla parte opposta del proletario per lottare contro il capitalismo. Carlo Marx è una figura emblematica. Carlo Marx è un borghese anticapitalista. Carlo Marx è un borghese di formazione, di genesi, e al tempo stesso si schiera col proletariato contro il capitalismo. Non perché Marx santifichi il proletariato in quanto tale, secondo le mode operaiste, latori negri di elogio miserabilistico e pauperistico degli ultimi, ma perché vede nel proletariato la forza in grado di lasciare il capitalismo. Cioè il proletariato in Marx è quella forza particolare, quell'algoritmo che traduce il particolare nell'universale. Cioè il proletariato è quella classe che lotta contro il capitale e perciò stesso rende possibile l'emancipazione dell'umanità tutta. Ma allo stesso modo anche Hegel e Fichte sono borghesi anticapitalisti. Questo è il segreto per capire Hegel, ad esempio, politicamente. È un borghese anticapitalista, cioè difende le grandi acquisizioni della civiltà borghese, lo Stato nazionale, la famiglia, l'eticità, la stabilità sentimentale e professionale, e lotta contro il capitalismo, cioè l'autonomizzazione dell'economia rispetto agli altri ambiti. La coscienza infelice borghese nasce esattamente come, potremmo dire, ricerca da parte della borghesia dell'emancipazione universale contro il capitalismo. Ernst Bloch, nel suo capolavoro Il principio speranza, così domandava: che cosa ha spinto alla bandiera rossa quelli che non ne avevano bisogno? Questa è la domanda. Proprio la ricerca di un mondo emancipato che rendesse liberi e uguali gli uomini, no? Quindi la grande stagione dell'opposizione al capitale si legge su questo intreccio tra coscienza infelice borghese e lotte per il riconoscimento del lavoro servile. Tutto questo, molto brevemente, lo sto facendo molto breve evidentemente, tutto questo finisce nel 1968. Dal 1968 siamo entrati in una nuova fase di capitalismo, una fase speculativa. La fase speculativa si regge su questo, sul fatto che il capitalismo supera la propria contraddizione, supera sia il proletariato come classe che lotta contro il capitale stesso, sia la borghesia come classe portatrice di una coscienza infelice. A partire dal 68 si verifica sempre più spesso quella che il sociologo Zygmunt Bauman ha chiamato la economicizzazione del conflitto, cioè il proletariato lotta non già per superare il capitalismo, bensì per avere salari più alti all'interno del capitalismo, metabolizzando dunque l'ideologia stessa dei padroni, cioè l'idea del capitalismo come soltanto possibile. E in questa linea che si situa peraltro il transito dal proletariato all'odierno precariato. Il proletariato è una classe che ha coscienza di sé e della necessità di lottare contro il capitale. Il precariato è una classe di sfruttati senza coscienza, è una classe di sfruttati che non ha coscienza né del mondo in cui vive pienamente né della propria necessità di unirsi contro quel mondo. E sul piano invece della borghesia, il 68 è un grande momento non di contestazione del capitalismo, come viene solitamente letto, ma di contestazione della borghesia. Borghesia e capitalismo non coincidono affatto. Il capitalismo è marxianamente il mondo della produzione illimitata del valore, della crescita smisurata, del sempre di più. La borghesia invece è la classe, come dicevo prima, che può produrre la coscienza infelice, la lotta contro il capitale. Mozart, ad esempio, Goethe, erano soggetti borghesi, ma non capitalisti, no? Carlo Marx era un soggetto borghese e anticapitalista, è lo stesso dicasi mutati mutati di Hegel, no? Laddove invece, lo dico subito, oggi veniamo in un mondo di capitalisti non più borghesi. Silvio Berlusconi è un capitalista che non ha nulla della grande cultura, della coscienza infelice borghese. Ma poi abbiamo anche antiborghesi e ultracapitalisti. Niki Vengola o Vladimir Luxuria sono antiborghesi e ultracapitalisti, cioè contestano tutte le norme della società borghese, no? Lo Stato, la famiglia, la religione, l'eticità, e non dicono nulla contro il capitalismo, cioè fanno lo stesso discorso che fa il capitalismo. Basta con la religione, basta con lo Stato, basta con l'eticità, che regni solo il capitale sotto il cielo. No? Il 68 è esattamente questo, è un grande fenomeno di contestazione della borghesia e non del capitalismo. Il 68 è il momento in cui il capitalismo si emancipa dalla borghesia. Il 68 non è l'anno di emancipazione dal capitalismo, è bensì l'anno di emancipazione del capitalismo, che si libera dalla coscienza infelice borghese. Infatti oggi non c'è una coscienza infelice borghese, c'è una classe apolide, cinica, di banchieri senza coscienza infelice, ma anzi che vivono con postmoderna incoscienza felice, accettano tutto quello che c'è senza porsi il problema dell'accettabilità del mondo civile. E poi la borghesia non può essere compatibile con il capitalismo per un altro motivo. Primo l'ho detto, una coscienza infelice, la borghesia può sempre produrre una critica del mondo storico in cui vive, Marx o Hegel, ma poi la borghesia è una classe che ha un ordine valoriale incompatibile con un capitalismo pienamente sviluppato. La borghesia ha una religione, un'etica, una morale, tutte forme culturali che non sono compatibili con un capitalismo pienamente realizzato. Il capitalismo pienamente realizzato è il capitalismo che pone in essere i principi stessi del 68. Non esiste l'autorità, vietato vietare, contiamo illimitatamente, tutto è subito, no? Deve distruggere quindi ogni limite. Il principio capitalistico è quello dell'illimitatezza. Quindi tutti i grandi principi sessantotteschi si sono perversamente realizzati nell'odierno regime capitalistico dell'illimitatezza, in cui l'assenza di limiti diventa non soltanto la cifra segreta e inconfessabile del capitalismo, ma la sua stessa strategia di marketing, no? Tutto senza limiti. All inclusive, no? È proprio un brand pubblicitario, no? L'illimitatezza come cifra del capitalismo. Cioè oggi siamo entrati entrati in una fase di capitalismo post-borghese, post-proletario e assoluto. Il capitalismo oggi è assoluto in un duplice senso. È assoluto nel senso di sciolto da, absolutus, sciolto da ogni vincolo. Non c'è più la borghesia, non c'è più il proletariato, non c'è più l'etica borghese, non c'è più la lotta oppositiva delle classi subalterne contro il capitale. Ultimamente non ce n'è più lo Stato nazionale sovrano, che con tutti i suoi limiti poneva pur sempre un primato della politica sull'economia, no? Oggi, come ben sapete, piccola parentesi, il prodotto e progetto nobilmente chiamato Europa è in realtà esattamente il progetto di spoliticizzazione integrale dell'economia tramite la rimozione degli stati sovrani. Questo è il progetto. Lasciare il capitale ormai illimitato, no? Che circoli senza più alcuna barriera di ordine politico. No? Se il 68 uccide le barriere religiose, etiche, borghesi, il 1989, che a maggior ragione l'odierna Europa, uccidono le barriere politiche, uccidono il primato della politica. Si produce pienamente dal 1989 quella che Carl Schmitt chiamava la spoliticizzazione, Entpolitisierung, no? La spoliticizzazione completa. Questo è l'orizzonte in cui siamo, no? Quello del capitale assoluto. Il capitale oggi è assoluto perché è limitato, non conosce più limiti, ma qui è assoluto in un altro senso, nel senso hegeliano. Il capitale è assoluto oggi perché si è pienamente realizzato, è pienamente corrispondente al proprio concetto. Oggi il capitale è realizzato perché tutto diventa merce. Il mondo di un capitalismo perfettamente realizzato è quello in cui tutto è merce, in cui la cultura è merce, in cui la scuola è merce, la sanità è merce, in cui il pensiero è merce, in cui tutto è merce, no? Debiti e crediti nelle scuole, offerta formativa, investimenti affettivi e così, capitale umano. Il nostro lessico, il nostro immaginario è colonizzato dalla forma merce, è patologica la forma merce, invade ogni ambito, perfino i sentimenti ne sono colonizzati. Questo è il capitale assoluto oggi. I padroni come i servi ne sono totalmente permeati. Non siamo in grado di pensare a null'altro se non sempre tramite la mediazione della forma merce. Per questo il capitalismo è assoluto. Lei prima ha parlato di limitatezza. Nella prossima domanda, a partire proprio da un contrasto all'illimitatezza, vorrei recuperare quello che era un valore fondante di quella grecità antica che lei guarda con grande ammirazione, e vorremmo un attimo discutere sul concetto di metron e capire come la perdita di questo valore del metron abbia favorito l'ascesa di questa epoca capitalistica, e che rapporto c'è tra la perdita del metron e l'introduzione del denaro in generale nella storia dell'umanità, ma in particolare per come il denaro viene gestito in questi ultimi 3 secoli di capitalismo. Sì, intanto devo riprendere in verità una domanda che avevo lasciato per strada, quella sulla destra e la sinistra, la sovranità, se me lo consente rapidamente. Me lo consento. Esatto, me lo permetto. Sono un berlusconiano inconsapevole, mettiamolo così. Allora, in breve, all'interno del capitalismo assoluto, destra e sinistra non hanno più alcun valore. Destra e sinistra valevano all'interno del capitalismo dialettico, in cui la sinistra perseguiva l'ideale di una redenzione dell'umanità e del mondo. No? Cioè, tradizionalmente destra e sinistra si contrapponevano per il fatto che la destra duplicava l'esistente così com'era, la sinistra proponeva l'ideale altro rispetto al capitalismo. Dal 1968 in poi invece non c'è più questa differenza. Destra e sinistra dicono in maniera opposta la stessa cosa. Il capitalismo diventa assoluto perché colonizza l'immaginario, colonizza la realtà. Per dirla molto schematicamente, a partire dal 1968 e oggi in maniera totale e dominante, il capitalismo non è di destra, con buona pace delle anime belle che pensano che essere anticapitalisti significhi essere antifascisti oggi a 60 anni, no? 70 anni dalla fine dei nazifascismi e così via, no? Il punto è questo, che oggi il capitalismo non è di destra ma è totalizzante, nel senso che si riproduce a destra in economia, neoliberismo, privatizzazioni, abolizione del welfare e così via, al centro nella politica centrodestra e centrosinistra, dittatura del centro. E il capitalismo si riproduce a sinistra nella cultura dal 68 in poi. La cultura di sinistra dal 68 in poi è il luogo in cui trionfa il capitalismo. Trionfa il capitalismo in che senso? Nel senso che molto chiaramente dal 68 in poi si abbandona la figura del rivoluzionario alla Marx, colui che lotta contro il capitalismo, e si passa alla figura del dissidente, colui che lotta per avere più diritti individuali all'interno del capitalismo, no? Lungo il piano inclinato che porta al paradosso assoluto per cui il diritto allo spinello, al sesso libero e così via diventano più importanti delle lotte in difesa dei popoli oppressi e delle lotte in difesa delle classi subalterne, no? Questo è il paradosso osceno e volgare in cui precipita la sinistra, no? La sinistra dal 68 in poi diventa il luogo di riproduzione del potere capitalistico sul piano culturale, perché diventa il luogo di lotta contro la cultura borghese e quindi spiana la strada a un capitalismo post-borghese, no? Lavora per i re di Prussia la sinistra dal 68 in poi proprio perché lotta contro la tradizione borghese e quindi fa lo stesso lavoro che il capitalismo stesso ha fatto dal 68 in poi. Il capitalismo oggi non può accettare la cultura borghese, come già dicevo. Destra e sinistra oggi, per dirla molto telegraficamente, dicono la stessa cosa. Sono due opposti che creano l'illusione che ci sia un'opposizione laddove non c'è. Sono, potremmo dire, pienamente coerenti con l'odierno pluralismo che dice al plurale sempre solo la stessa cosa. Renzi e Berlusconi sono due compagni di partito, insomma. Sì. Certamente, per fare esempi molto concreti. Si assomigliano anche molto antropologicamente. Sì, ma anche Pentola, piuttosto che Alfano, cioè lo scenario politico, lo specchio elettorale è molto deprimente da questo punto di vista. Cioè, sono figure che sono contrapposte su tutto, fuorché sulle uniche due cose che veramente contano oggi. E queste due cose che veramente contano oggi, e di cui non sentirete mai parlare nel mondo della manipolazione organizzata televisiva, mediatica e giornalistica, sono primo la lotta contro il capitale e secondo la lotta per l'indipendenza geopolitica dalla nostra sudditanza agli Stati Uniti d'America. Questo è il punto fondamentale, no? Oggi non c'è... piacere questo anti-americanismo, no, che non sono vero del tutto porto. Guardi, non sono affatto anti-americanista. Io sì. Ho una grande simpatia per molti pensatori americani, no? Cioè, per la letteratura americana. Sicuramente sono contro la politica estera statunitense. Anch'io John Mack ero, però voglio dire dal punto di vista della politica estera statunitense. Sì, però come dire, non è perché uno era contro Hitler, era anti-tedesco in particolare, no? Perché sennò significava rinnegare Hegel. Non bisogna fare concessioni al politicamente corretto e alla tirannia della manipolazione organizzata. Oggi potremmo dire che se il peccato originale della sinistra è quello di passare dalla lotta contro il capitale all'adesione totale al capitale, il peccato originale della destra invece è quello di abbandonare la lotta alle politiche americane e rifluire in un'accettazione supina dell'americanismo, che sia Gianfranco Pino, agghiaccianti, non conosciamo. Per dire che le due cose fondamentali sono queste oggi: lotta contro il mercato e lotta per la sovranità nazionale, cioè come capacità del popolo democratico di autodeterminarsi. Fa ridere oggi quando si sentono i partitini della sinistra dire bisogna essere antifascisti e lottare contro le destre, poi non dire nulla contro l'economia finanziaria, contro lo spread, contro la dittatura delle banche, no? Che sono più a destra di Attila Renzi. Cioè l'episodio di ieri, dell'altro ieri anzi, la svendita totale dell'Italia e intanto cantavano nella ciao, è un episodio vergognoso, assolutamente vergognoso, no? Di totale oscenità. Ma lei cosa ne pensa di quel vecchio partigiano comunista che ascolta l'inno Bella Ciao, che è diventato l'inno delle banche, oggettivamente? Ma io ho molto rispetto per i partigiani che furono, ovviamente, ma per il vecchio partigiano, certo. Per il partigiano Gioni, ad esempio, il fenomeno, no? Che ne rimanesse sempre uno, cioè gente che ha pagato con la propria vita. Ci ho detto, io non è che condanno totalmente, secondo una moda coerente, quelli che invece sono morti essere stati dall'altra parte, però sono rispetto anche i morti dell'altra parte, evidentemente, laddove invece oggi abbiamo uno sceno clima di demonizzazione di chi è morto dall'altra parte. No? Ciò detto, io penso che oggi chi coltiva l'antifascismo in questo contesto storico è in totale cattiva fede. È una vergogna oggi l'antifascismo in assenza di fascismo, perché diventa come l'antiberlusconismo un alibi per non essere anticapitalisti. Oggi la sinistra è antifascista perché non è più anticapitalista, deve mantenere vivo in eterno il nemico fascista per non dover dire nulla contro il capitale. Questo è il paradosso, no? Lo diceva già Pasolini, nulla di nuovo. Il vero fascismo è quello dell'industria culturale, dei mass media, della società dei consumi, no? Rispetto ai quali la sinistra non dice nulla. Ciò detto, destra e sinistra sono assolutamente sovrapponibili, hanno la stessa visione del mondo. Invece, contestando l'illimitatezza a partire dal recupero di quel valore greco del metro, cosa ci può dire? Ma, il concetto di metro, letteralmente misura, giusta misura, è il concetto su cui si regge la metafisica della grecità, potremmo dire, il concetto fondamentale per capire il mondo greco in tutte le sue determinazioni. Cioè, per i greci, la dico nel modo più schematico possibile, la misura era positiva, la dismisura era negativa, molto detto in maniera semplice. No? Se voi leggete le tragedie dei greci, troverete sempre che la tragedia scaturisce dal superamento del giusto limite. Quando cioè gli uomini trascendono il limite, lì scaturisce l'evento tragico. No? Ad esempio la vicenda dei persiani di Esino, no? Persiani che presi da una hybris, cioè da una tracotanza che li porta addirittura a creare un ponte sul mare, quindi a superare i loro limiti umani, vengono poi puniti con la tragedia della sconfitta. No? Ma poi anche pensiamo all'Aiace di Socrate, no? Aiace che dice che di non aver bisogno degli dèi, no? Basto a me stesso, non ho bisogno dell'aiuto degli dèi, vinco da solo sul campo, viene punito nella forma che lo porta poi all'impazzimento e al suicidio, no? La tragedia di Aiace. Ma poi pensiamo anche alla vicenda edipica, no? Forse la vicenda tragica più significativa, non solo perché era ripresa a Freud nei termini a noi noti. La vicenda edipica è la vicenda di una triplice violazione del limite, no? Edipo che con la Sfinge vuole tutto sapere, supera i limiti umani, vuole sapere tutto. Edipo che uccide il padre, il padre l'ha ucciso d'Edipo, e poi Edipo che gode illimitatamente, gode anche laddove non potrebbe godere, con la madre, no? Giocasta. Tragedia dell'illimitatezza. Del resto, se voi pensate, le pene, come venivano concepite nell'immaginario greco, erano sempre pene del cattivo infinito, dell'illimitatezza. Sisipo con il macigno, no? Tantalo con la sete inestinguibile, no? Prometeo con il fegato che mi divorava illimitatamente. C'erano pene dell'illimitatezza. Faccio notare che il 68, a cui prima facevo riferimento, può essere letto come una vicenda edipica in fondo, che apre uno scenario di capitalismo edipico. Perché? Perché si uccide il padre è il simbolo della misura e della legge. Il padre è quello, diceva Lacan, è quello che non oppone desiderio e legge ma li rende compatibili. Il padre è quello che ti dice cosa puoi e cosa non puoi fare. Ucciso il padre, 68, domina il godimento illimitato, il godimento edipico, il godimento addirittura incestuoso. Dal 68 in poi, oggi nel capitalismo assoluto a maggior ragione, domina come principio quello del godimento individualistico illimitato, senza più limiti. Tutte le patologie del nostro tempo sono patologie del godimento illimitato: tossicodipendenza, bulimia, alcolismo, no? Tutte forme di godimento illimitato. La cultura capitalistica è esattamente la cultura che nega il metro, la misura. Il capitalismo è il regno della dismisura. Il capitalismo, la sola legge oggi dominante nel capitalismo post-borghese, post-proletario, è la seguente: tutto va bene purché ce ne sia sempre di più. Sempre di più deve essere. Tutto va bene, everything goes. Puoi fare tutto quello che vuoi, a patto che tu tu abbia l'equivalente monetario corrispondente, questo è il tacito corollario del capitalismo dominante. Cioè la prima società in cui l'intimitatezza non è più vissuta come un pericolo, come un qualcosa che deve essere stigmatizzato, ma è vissuta come qualcosa di positivo. Perché la legge stessa del capitale, l'intimitatezza, l'auris sacra facta, crescita smisurata ai danni della vita umana e del pianeta. E questo, a maggior ragione, rende necessaria una riappropriazione simbolica di Atene, cioè della cultura greca del limite della misura. Non possiamo non dirci greci, in questo senso, e non solo in questo. Non possiamo non dirci greci noi che vogliamo uscire da questo mondo, perché la gran parte invece, anche parte interna di noi invece, nega la grecità. Infatti l'Occidente capitalista è la negazione della grecità antica, anche se nelle scuole insegnano che c'è invece un criterio di continuità, in realtà è la negazione totale della grecità antica, il nostro mondo moderno. Volevo spostare l'attenzione invece adesso sul problema del nichilismo, partendo dall'introduzione e dall'uso che il denaro ha all'interno della nostra civiltà. Cioè, se il denaro è considerato il mezzo per eccellenza, proprio come strumento tecnico, e se pensiamo che il denaro è fondamentale elemento nell'analisi della civiltà da lei diagnosticata nella sua opera, e la tecnica, di cui il denaro è la massima espressione, diciamo così, è la parte fondamentale nella narrazione e nell'avvento del nichilismo, dove il niente della mia soggettività va ad esaurirsi nel nulla della merce consumata. E allora comprendiamo facilmente che il capitalismo necessariamente esige una società degli iperconsumi, laddove vanno ad incontrarsi tre limitatezze: quella della produzione della merce, quella del desiderio illimitato del consumatore e quello della valorizzazione del profitto. Queste tre illimitatezze però, senza quella cosuccia chiamata denaro, non andrebbero ad effetto. Ora voglio chiederle, questa è la domanda diciamo più complessa, voglio chiederle, senza troppo mettere l'attenzione o focalizzarsi sui presunti oggetti, la merce, la tecnica, il denaro, la borsa valori, le multinazionali, i centri commerciali, il problema fondamentalmente invece non sta in quella soggettività resa astratta negli ultimi secoli, che è quanto di più propedeutico per fare in modo che gli oggetti dominino su noi, che a quel punto siamo presunti soggetti. Cioè quei famosi morti che dominano i vivi nell'immagine spettrale data da Marx, non è terribilmente attuale. Qual è la genesi di questa soggettività astratta, che riguarda anche noi che vorremmo essere anticapitalisti? Questa è una domanda molto impegnativa, che l'abbiamo chiamata qua apposta. Bisogna anche limitarsi al tempo e nello spazio, se no si ricade le logiche per cui sopra. Molto brevemente, il problema oggi, parto dall'oggi, il problema oggi è che il soggetto è senza identità, è un soggetto con identità e leggerità, in modo da poter essere manipolato meglio dal consumo, dalle logiche dell'industria culturale e così via. Cioè oggi manca l'idea, che era poi il cuore delle grandi filosofie idealistiche, essere il soggetto, il produttore del mondo storico in cui vive e quindi il possibile trasformatore del mondo storico in cui vive. Il soggetto oggi è considerato come un semplice rispecchiatore del mondo storico, come un semplice supporto per la produzione, come un semplice duplicatore simbolico di ciò. Questo processo, oggi culminante nell'odierna figura che è stata definita dell'homo-videns, l'uomo che appunto semplicemente vede le cose che passano sullo schermo, no? Massima realizzazione della passività del soggetto. No? Già De Boll, tra l'altro, nella società dello spettacolo diceva che la società dello spettacolo è la società della passività su cui non cala mai il sole, diceva. Passività assoluta, l'uomo ridotto a puro duplicato della produzione. Ora, quest'avventura, l'avventura moderna che ci porta a questa soggettività manipolata, a questa soggettività potremmo dire disegnata dai flussi della produzione e del consumo, è un'avventura che secondo me nasce con la genesi stessa del moderno soggetto. Il moderno soggetto, da Cartesio a Kant, passando per le mille figure mediane che ci sono tra Cartesio e Kant, è un soggetto che ha questa caratteristica, quella di essere un puro individuo astratto, potremmo dire così, una genesi formalistica astratta del soggetto. Cosa hanno in comune Cartesio, Kant, Locke e Hobbes, se non il fatto che pensano l'individuo in maniera destoicizzata e al di fuori dai nessi con la comunità concreta di cui sono i abitatori. No? Cartesio prima mette a tema l'ego cogito, no? Soggetto puramente pensante, che non ha alcuna consapevolezza della possibile esistenza di altri individui come lui. Poi questo soggetto già in Hobbes si approfondisce, diventa un soggetto antropologicamente pessimista. Gli altri ci sono e sono dei lupi che devono essere disciplinati e con cui posso avere rapporti solo conflittuali. Poi vi è Locke, il soggetto diventa già un homo economicus, il Robinson Crusoe diventa, no? L'individuo acquisitivo, egoistico e possessivo, no? Quello che intrattiene rapporti con gli altri al solo fine di massimizzare il proprio profitto, finché poi si arriva a Kant, tra mille avventure, che teorizza un soggetto anch'esso astratto, individualistico, l'io penso, prima critica, l'io devo, seconda critica, puro soggetto astratto. In Kant la comunità è un momento secondario, è un momento, potremmo dire, che nasce dall'unione di soggetti autonomi già formati. In Kant sei tanto più autonomo, la parola autonomia è la parola chiave per comprendere la filosofia morale di Kant, ma più in generale la filosofia di Kant. Sei autonomo nella misura in cui sei indipendente dall'altro e dagli altri, in cui sei non eteronomo, in cui sei, cioè, fondato su te stesso, no? Autonomo. La soggettività moderna è una soggettività che si regge esattamente sull'astrattezza, soggetto astratto dalla comunità, e si regge poi su un altro aspetto, sulla, potremmo dire, sul soggetto spettatore. È quello che io chiamo il teorema di Cartesio. René Descartes mette a tema un soggetto che è un puro rispecchiatore del suo mondo. In Cartesio il soggetto è chiamato a corrispondere al mondo, nel senso che deve duplicarne esattamente le simmetrie, deve rispecchiare l'oggetto così com'è. Heidegger dirà che in Cartesio non c'è più la verità filosofica, ma c'è la certezza del soggetto rappresentato. Sei nel vero quando rispecchi in maniera certa, esatta, il mondo oggettivo così com'è. Questo rapporto accertativo con il mondo, che fa del soggetto un puro spettatore del mondo, si riverbera poi sul modo in cui Cartesio pensa politicamente la soggettività. Perché se in ambito teorico tu sei un accertatore, devi accertare il mondo oggettivo, in ambito politico e sociale diventi un accettatore del tuo mondo. Devi limitarti a rispecchiarlo così com'è. La morale provvisoria di Cartesio dice appunto che il soggetto deve cambiare se stesso, i suoi desideri, piuttosto che loro del mondo. Cioè appunto non c'è mai messa a tema nella soggettività moderna l'idea della trasformazione pratica del mondo oggettivo. Quest'idea subentra solo con l'idealismo. Nell'idealismo, Fichte, Hegel e Marx, la verità non è corrispondenza accertativa con il mondo dato e quindi rispecchiamento e conservazione del mondo dato, ma è un processo storico in cui il soggetto agisce per diventare sempre più corrispondente al proprio mondo oggettivo, per trasformarlo, per portare all'attualità l'identità di soggetto-oggetto. Oggi viviamo in un'epoca che ovviamente deve mettere a morte questa visione del soggetto moderno e deve imporre invece il soggetto rispecchiatore, il soggetto che accetta il mondo così com'è. È uscito nel 2009, per inciso, un libro di uno dei guru del pensiero contemporaneo, Peter Sloterdijk, che si intitola Devi cambiare la tua vita. È un libro di 1000 pagine, però la tesi fondamentale sta in una riga. Cioè se sei in disaccordo col mondo esterno, non è il mondo esterno che devi cambiare, ma te stesso. È una variazione sulla morale provvisoria cartesiana, no? sopportare il mondo, no? Il tema della sopportazione del mondo oggi è insopportabile, scusate la battuta, no? Perché oggi l'idea della sopportazione del mondo, cioè l'idea del soggetto che deve accertare e accettare il mondo, è dominante su tutto il giro d'orizzonte, non solo nella filosofia di Peter Sloterdijk, ma anche nel rifiorire dei realismi, il nuovo realismo, che dice che il mondo oggettivo è inemendabile. C'è un mondo oggettivo, rassegnatevi a quel mondo oggettivo, sopportatelo. No? Per questo io credo che il soggetto oggi debba essere ripensato nei termini idealistici di un soggetto pratico, attivo, poi anche rivoluzionario, nel senso idealistico del termine. Per farlo occorre anzitutto risvegliare la coscienza, no? Risvegliare il senso della possibile trasformazione. Un altro aspetto della soggettività astratta moderna è che è portatrice di un flusso infinito di desideri che devono trovare immediato soddisfacimento. È lì che il capitalismo, penso, vinca. Sì, il sistema capitalistico si basa sull'ipertrofia dei desideri artatamente creati e minimamente disciplinati. Cioè il capitalismo è un sistema sociale, politico ed economico e simbolico che si regge non sul soddisfacimento dei bisogni, no? Perché i bisogni sono limitati, quindi sono strutturalmente incompatibili con la logica della illimitatezza capitalistica. Il capitalismo invece si basa sui desideri, che invece sono illimitati strutturalmente. Il capitalismo si basa sulla logica di creazione di infiniti desideri. Ci pone tutti nella condizione che nel Gorgia di Platone viene definita come la condizione dell'uomo pazzo che versa olio nelle giare forate, no? Aplestos, non può essere mai saziato, no? Questa è la condizione in cui il capitalismo ci pone, no? Del desiderare illimitato, fantasmagoria dei desideri, no? La filosofia contemporanea è una filosofia che mette molto bene a tema questa idea del desiderare illimitato, laddove invece la cultura greca del metron, della misura, è antitetica rispetto a tutto questo, no? Pensate anche solo, dicevo prima, il supplizio di Tantalo, no? Tantalo fu punito dagli dei con una pena terribile, non riusciva mai a estinguere la sua sete, risorgeva di continuo, era una pena terribile, no? Oggi la condizione capitalistica è quella che ci pone tutti come dei tantali postmoderni, no? Pensate alla Coca-Cola, più ne bevi più ne berresti, no? Cioè promette di estinguere la tua sete e segretamente invece la fa sempre di nuovo risorgere, illimitatamente, no? È appunto un movimento di desiderio illimitato che non può mai saziare, no? Il sistema strategico della società dei consumi è quello per cui apertamente dice di voler soddisfare i vostri desideri e segretamente persegue l'obiettivo opposto, che i vostri desideri non siano mai soddisfatti e che sempre di nuovo torniate ad affacciarvi sul rito del consumo. Siamo dei frustrati infiniti. Certamente, il capitalismo si regge esattamente su questa dinamica, come dire, rinvia sempre a domani la piena soddisfazione, no? Alla merce successiva. Cioè il capitalismo si regge su una logica infernale di programmatico rinvio alla merce successiva e al tempo stesso di annullamento di un futuro altro rispetto al mondo permeato dalla propria merce, no? Deve continuamente rinviare la felicità alla merce successiva e al tempo stesso non ti permette di pensare un mondo sottratto a questo incantesimo perverso. Nel mondo capitalistico tutto è possibile fuorché pensare e lottare per un mondo diverso. Questo è il segreto della società di consumo. No? Pensate anche a quel fenomeno che è la moda. No? La moda è la strategia con cui il capitale programma l'obsolescenza delle merci. No? Merci che ancora potrebbero benissimo funzionare, in cui il valore d'uso, cioè sarebbe ancora pienamente attivo, vengono dichiarate fuori moda e quindi impongono ai miseri consumatori la necessità di passare alla merce successiva, no? E di indebitarsi per soddisfare il desiderio. Certamente, è quella che... E il banchiere ci gioca. È la religione della merce perfetta. Il capitalismo è una religione a tutti gli effetti, forse lo potremmo chiamare capitalesimo, è una religione il capitalismo, perché promette la felicità che le tradizionali religioni rimandavano alla vita. Il capitalismo la promette tutta qui e ora, però è un qui e ora sempre rimandato alla merce successiva, cioè è un segreto, potremmo dire, rinvio costante, per cui il capitalismo fa riapparire sempre nella circolazione la merce consumata, no? Per cui ricrea sempre di nuovo il funesto circolo che promette di spezzare, no? Cioè appunto è il carattere continuamente rimandato della soddisfazione del desiderio, no? La merce sparisce nel consumo e riappare nella circolazione, tu la insegui, no? Come Tantalo, il supplizio di Tantalo della condizione all'interno del capitalismo. O anche, per dirla con Kierkegaard, il capitalismo ci inchioda tutti alla fase estetica, quella che non ha eticità né religione, c'è solo il godimento del Don Giovanni postmoderno in questo caso, che rincorre sempre nuovi piaceri che però sono qualitativamente sempre la stessa cosa in verità. Cioè Don Giovanni comunica cosa, no? L'atto che compie è sempre lo stesso, no? È quello del godimento acefalo, ma è sempre lo stesso gesto, no? Oggi il capitalismo è un capitalismo che è incompatibile con Marx e con il sogno di una cosa, l'ulteriorità dell'unità, ma è incompatibile anche con Hegel, cioè con la stabilità professionale affettiva, cioè con quella che Hegel chiamava la ciclicità, l'eticità. Il capitalismo non accetta la stabilità del lavoro, infatti ci rende precari a tempo determinato, il nostro è il tempo in cui solo la precarietà è a tempo indeterminato. Volevo fare proprio una domanda solo per capire adesso. E poi non permette la stabilità affettiva, evidentemente. A me piange sinceramente il cuore vedere gente della mia generazione che va in piazza a fare le manifestazioni contro la famiglia quando è concretamente impossibilitata a farsene una, no? Dalle logiche di questo è il paradosso, no? Perché tu non puoi farti una famiglia se sei precario fino a 50 anni, no? Qui c'è la grandezza anche di Hegel, no? Che tematizzava come cifra della vita etica borghese la stabilità del lavoro, della professione e del sentimento, no? Etica e famiglia. E oggi il capitalismo che sono? Ci rende tutti giovani fino a 60 anni, cioè incapaci di stabilizzarci familiarmente e professionalmente, no? E ci rende tutti precari. Il capitalismo è giovanilistico, per questo io aborro la logica giovanilistica di chi guarda con simpatia ai giovani, a patto che non abbiano posti di importanza nella cultura e nella politica, sempre, no? Perché oggi viva i giovani se sono bevini e calciatori, no? Giammai che non osino mai avere un posto nella cultura, nella politica, no? Devono rimanere precari per tutta la vita. Il capitalismo è giovanilistico, ti costringe a essere giovane, cioè precario fino alla pensione che non c'è neanche più. Volevo leggere un brano della sua opera con cui introdurre, anche se aveva già introdotto, il problema della precarietà, non solo la precarietà tecnica di chi ha un contratto a tempo determinato in un negozio o in una fabbrica o in un qualsiasi posto di lavoro, ma la precarietà proprio in senso esistenziale. Questa è la nostra epoca. Cito il brano: questa temporalità è anche quella che contraddistingue il lavoro precario, in quanto la precarietà costituisce un efficace strumento disciplinare di controllo totale sul tempo di lavoro. Questa tirannia del tempo di lavoro si accompagna a quel fenomeno studiato soprattutto da alcuni sociologhi tedeschi, Gottschalk su tutti, denominato la perdita di confini del lavoro. Ora le chiedo, una delle tesi per le quali lei è conosciuto è il modo in cui lei lega il concetto di precarietà con il concetto di assenza del futuro. Allora, potrebbe un attimo illustrarsi questo legame, spiegando come la precarietà indissolubilmente si lega all'assenza di futuro in questa nostra epoca? Sì, anzitutto chiarisco che la precarietà non è soltanto una condizione contrattuale, non corrisponde, cioè soltanto una forma contrattuale, un contratto precario e a termine, peraltro la forma contrattuale più meschina dal tempo dei Sumeri ad oggi. Corrisponde molto più generalmente a una condizione dello spirito. Scusi, può dire i Sumeri quanti migliaia di anni fa erano, così per rendere l'idea? No, al di là del non erano contratti di lavoro. Sì, no, quanti anni fa erano i Sumeri? Circa 5.000 anni fa, immagino. Sì, ma il punto è un altro, cioè il fatto che ho usato l'esempio dei Sumeri in maniera non provocatoria per dire che noi siamo abituati a pensare di essere più progrediti e più evoluti, laddove invece non è affatto vero, a meno che per progrediti intendiamo il progresso tecnico, e allora sì, siamo più progrediti, ma io non, francamente ho abbandonato da tempo la categoria di progresso, perché se noi accettiamo, come fa la sinistra, la categoria di progresso, allora finiamo sempre per legittimare il capitalismo, che è più progressista rispetto al feudalesimo, è più progressista rispetto al mondo di Pericle e così via. L'unica categoria valida che io accetto oggi su questo ambito è quella di emancipazione. Il capitalismo è de-emancipativo, perché ci costringe a vivere in forme alienate, precarie, asservite, no? Per questo, per inciso, preferisco Fichte e Hegel rispetto ad autori pur più simpatici alla sinistra, perché Fichte e Hegel ragionano in termini di emancipazione, di acquisizione di autocoscienza, non di progresso tecnico scientifico. Chiusa la parentesi sul progresso. Oggi viviamo in un tempo di precarietà assoluta, che è lo spirito del tempo, in un duplice senso, nel senso che il futuro non c'è più oggi. Un altro elemento che caratterizza il transito dal capitalismo dialettico dei tempi di Hegel e Marx al capitalismo speculativo dei nostri tempi post-sessantotteschi è la sparizione del futuro. Hegel e Marx e i loro contemporanei avevano di fronte a loro chiara e visibile l'idea di un futuro alternativo. Il futuro era il luogo di colonizzazione tramite progetti emancipativi rivolti potenzialmente a tutti. L'idea di un futuro che sta davanti a noi e che dobbiamo realizzare sulla terra. Tema che attraversa molta parte delle opere politiche, filosofiche della modernità a partire dal Settecento. Il futuro oggi non c'è più. Il futuro oggi non soltanto è sparita la borghesia, è sparito il proletariato, è sparito anche il futuro come luogo di progettazione di possibilità altre rispetto al presente. Oggi viviamo in un'epoca che produce insieme la desertificazione dell'avvenire e del presente. Il nostro è il tempo dell'eterno presente. Manca l'orizzonte futuro come luogo colonizzabile con progetti emancipativi. No? È il tempo appunto in cui il presente tende a saturare anche il futuro, tende a occuparlo. Questo appunto per il fatto che il capitalismo trionfante, soprattutto dopo il 1989, deve rimuovere l'idea stessa del futuro. Perché pensare al futuro significa pensare una possibilità di alternativa rispetto al presente. Per questo dal 1989 viene cantata continuamente la fine della storia. Basta con la storia, perché la storia è un processo che sporge sul futuro, è un processo dialettico che si estende dal passato, passa per il presente e va verso il futuro. Dire fine della storicità significa dire fine del futuro. Il capitalismo oggi ha bisogno della precarietà e dell'assenza di futuro in questo senso proprio, nel senso che deve lasciare tutti noi precari, senza certezze, senza possibili progettazioni di futuri alternativi, e al tempo stesso deve ricondurci tutti sotto un dominio sempre più totale del capitale. Le nuove generazioni sono quelle che patiscono questo, soprattutto sulla loro pelle. Le nuove generazioni sono sottomesse alla tirannia di un capitale ormai illimitato. Questo è il punto fondamentale. Dal 1989 il capitale domina incontrastato perché ha superato non soltanto le vecchie forme borghesi di limitazione, le lotte di classe proletarie, ma anche perché sul piano geopolitico non c'è più l'Unione Sovietica. Questo è il fatto. Dal 1989 il capitalismo domina illimitato, può occupare il mondo intero, può appunto non essere più limitato dal conflitto. Prova ne è che dal 1989 tutti quei diritti sociali che in Europa erano stati ottenuti tramite le lotte di classe, ma poi anche come risposta obbligata alle politiche sovietiche, sono spariti dal 1989, stanno sparendo in maniera totale. Contratti di lavoro precari, forme salariali che si abbassano, tagli sulle pensioni e così via. Appunto, precarietà e assenza di fondi. Il precariato è una forma successiva rispetto al proletariato. Marx non aveva previsto il precariato. Il precariato è, potremmo dire, una soggettività che vive all'interno del capitalismo, ma con rapporti disciplinari di potere di tipo quasi semifeudale. Chi è all'interno di un rapporto precario sa bene che la sua capacità contrattuale è inesistente, non puoi nemmeno dire al tuo datore di lavoro che sei contro, no? Perché sennò non puoi licenziare, non ti rinnova il contratto, no? È aggirato l'ostacolo, è una forma di, come dire, di violenza tutta economica, qual è quella capitalistica, no? Si ritorna appunto a un tipo di disciplinamento padronale totale. Non puoi nemmeno dire di no, no? Ti tornano tutti i diritti che avete. In questo senso il precariato è, in questo senso, come dicevo, un rapporto semifeudale, tanto ricomincia. No? I giovani lo stanno scontando sulle loro vite. Il capitalismo deve togliere la stabilità sentimentale e lavorativa, deve importi un disciplinamento, come dire, totale, che ti impedisca di programmare un futuro alternativo, che ti impedisca di organizzare. La classe proletaria tradizionale aveva coscienza di sé e agiva coralmente, potremmo dire, no? Con i versi bellissimi di Bertolt Brecht: schiavi ti libereranno, o tutti o nessuno o tutto o niente, non ci si può salvare da sé. Oggi invece il precariato è una classe composta da serialità atomiche di individui che non hanno alcun rapporto fra loro, anzi sono cinicamente contrapposti fra loro. Il loro motto non è si lotta insieme, ma è mors tu abitabilis. È frammentato. Il capitale vince quando si verificano due condizioni che oggi si stanno tragicamente verificando. Vince quando muore l'ideale e quando muore il legame sociale. Quando resta cioè l'individuo abbandonato a se stesso, l'individuo che non crede più a nulla. Morte dell'ideale e morte del legame sociale. Oggi il capitalismo ha realizzato questo, no? Siamo tutti individui, gli ultimi uomini di luce, quelli che non hanno nulla di grande in cui credere, per cui lottare, che vivono la miseria presente come se fosse il solo mondo possibile. Questa è la società di consumo in cui siamo. Ma attenzione, con questo io non voglio fare un discorso alla Galiberti, per esempio, cioè non c'è più niente da fare, è stato bello sognare, citando nomi solo. Bisogna riaprire il conflitto, no? Il capitale diventa invincibile se noi non lottiamo, il capitale è intrasformabile se noi non lo trasformiamo, il capitale trionfa se appunto non incontra il conflitto. Questo è il fatto. Cioè, il capitale oggi sta vincendo su tutta la linea proprio per la totale indisponibilità da parte degli offesi del pianeta. Cioè se le passioni, come dire, se la miseria, la sofferenza degli esclusi, anziché dar luogo a passioni grandi di opposizione, precipita nella sofferenza e nella mestizia solitaria, si produce quella che io ho chiamato la società livida, variando la formula di Bauer, una società livida fatta da individui incazzati che avvertono quotidianamente il peso dei rapporti di forza sempre più ingiusti e sempre più osceni, e insieme non hanno un ideale in cui credere e non hanno rapporti sociali con cui creare insieme un'alternativa, no? Mancano oggi quelle che Sloterdijk, questa volta in maniera corretta secondo me, chiamato le banche dell'ira, cioè quei luoghi di accumulazione sociale dell'ira, tipo il Partito Comunista o la Chiesa Cattolica, che davano un senso sociale alle passioni, le accumulavano e le differivano nel senso di una lotta comune. Oggi questo non c'è più, c'è solo l'individuo abbandonato a se stesso. Ma il paradosso è evidente, Lo scenario che si è aperto dopo il 1989 è uno scenario in cui c'è un tale potenziale di ingiustizia, di senso della miseria, delle offese, dello sfruttamento, che basterebbe da solo a far divampare 10 rivoluzioni francesi e 20 rivoluzioni russe. Invece questo non capita. L'ira, anziché esplodere socialmente, resta imprigionata nell'antro della coscienza individuale. Beh, diventa passiva solitaria. Ha presente le proposte che il Consiglio di amministrazione di Electrolux ha fatto agli operai, agli impiegati delle 4 aziende che ha qui in Italia, di praticamente dimezzare il salario, parità di ore lavorative. 40 anni fa ci sarebbe stato uno sciopero generale, uno sciopero di tutti gli operai e gli impiegati di tutta Italia, e la non reazione invece a una porcheria come quella prodotta da quel consiglio di amministrazione dell'Electrolux è sintomatico di questo atomismo individualistico che prende anche gli ex proletari, i neoprecari, insomma, o le maestranze attuali. Invece adesso vorrei un attimo... Ho ben presente, sono d'accordo, cioè è in linea con quello che dicevamo prima. Cioè se il capitale non incontra di fronte a sé un conflitto, si prende tutto. Cioè i diritti che c'erano, che stanno lentamente, ma nemmeno troppo lentamente, esaurendosi, non erano doni di un capitale generoso, erano stati conquistati sul campo tramite le lotte. Dove non c'è la lotta, il capitale si riprende tutto. Per cui prepariamoci a una stagione di trionfo incontrastato del capitale oggi. L'ordine neoliberista questo sta producendo. Sta producendo una desertificazione dei diritti sociali totale. Anche il cosiddetto Jobs Act di Renzi, rigorosamente in lingua inglese, bisogna dirlo in lingua, l'espropriazione di una cultura nazionale identitaria, quella che Gramsci aveva detto la cultura nazionale popolare, è un passo obbligato per desertificare la coscienza oppositiva. Cioè oggi il capitale mira a distruggere le radici culturali nazionali dei popoli tramite pittoreschi inviti alla globalizzazione, no? Andate all'estero, fate viaggi culturali, immergetevi nel flusso della globalizzazione, proprio per rimuovere le radici di una possibile critica. No? Il capitale oggi fa una retorica volgare del migrante, no? Perché mira a renderci tutti come migranti. No? Non gliene importa nulla dell'accoglienza dei migranti, che pure apertamente proclama. Gli interessa invece renderci tutti come migranti, no? Incapaci di articolare anche l'opposizione, imponendoci appunto una lingua che non è la nostra. Il Giovanni di Renzi, inglese appunto, vedrete che andrà esattamente in questa direzione. Nel testo non si capisce nulla di quello che sarà, però se non mi inganno, visto l'andazzo e questi tempi, il Giovanni andrà esattamente nella direzione dell'ennesimo trionfo del capitale. Volete il posto fisso a tempo indeterminato? Benissimo, ve lo daremo, ma con questa differenza rispetto al passato, che sarà il datore di lavoro a decidere di volta in volta che stipendio darvi. Sarà il futuro roseo del capitale. Certo, un contratto a tempo indeterminato sì, ma con scelta del datore di lavoro di quale stipendio darvi. Questo sarà l'orizzonte. E tutto questo viene chiamato dalle anime belle del centro-destra e del centro-sinistra al mondo della libertà, finalmente libero dai totalitarismi novecenteschi, no? La retorica asfissiante del totalitarismo, no? L'uso ideologico della memoria che continuamente si fa, no? Per dire che il totalitarismo era Auschwitz e il Gulag, serve esattamente a togliere davanti agli occhi di voi tutti il fatto che il totalitarismo pienamente realizzato è quello che stiamo vivendo. I totalitarismi passati per fortuna sono passati, non ci sono. Il problema oggi è il totalitarismo in cui siamo imprigionati. E questo è tutto. Il totalitarismo in cui siamo imprigionati si chiama capitalismo, se preferite integralismo dell'economia, se preferite monoteismo del mercato, non importa come lo chiamiamo, l'importante è capire che è il mondo della economicizzazione integrale di tutto, è il mondo della privatizzazione selvaggia del vitosa, è il mondo della riduzione a merce del vitosa, compreso l'essere umano. Quell'essere che ha solo dignità e non ha valore, e non importa esso stesso a me. successiva domanda, per imporre però la propria ideologia, la propria retorica. Il capitalismo deve manipolare in continuazione la massa che deve subire le sue logiche, massa globale. Ci sono due forme di manipolazioni che lei tratta nella sua opera Minima Mercatalia e le tratta sulla scorta delle lezioni di Foucault. La prima forma di manipolazione è quella attraverso la quale il capitalismo addomestica i corpi e le menti delle persone. La seconda forma invece è quella forma per la quale il capitalismo usa le proprie sovrastrutture per eccellenza, quali sono le agenzie educative, scuole elementari, scuole medie, università, scuola dell'infanzia, case editrici, per fare in modo di stabilire un nesso necessario che leghi sapere e potere, per il quale la cultura odierna, la cultura di oggi, come non mai nelle epoche passate, è totalmente incorporata nella riproduzione di questa totalità espressiva chiamata capitalismo. Ecco, faccio un attimo una digressione. Se pensiamo che qui a Bergamo quasi tutti i cittadini sono in fibrillazione adrenalinica per far sì che Bergamo diventi capitale di questa cultura di morte, io da bergamasco, se dovesse diventare capitale di questa cultura nel 2019, sarei tentato di espatriare. Non lo farò perché non ho i mezzi economici, ma idealmente quando Bergamo dovesse diventare capitale della cultura, che è questa cultura di morte, io idealmente sarei per andare in altre zone del mondo. Ora, queste due forme di manipolazione come dal capitalismo vengono messe in atto? Cioè, com'è possibile che tutto il mondo, quasi tutto il mondo universitario, delle scuole, delle case editrici, riescano proprio a tradurre in quello che è una forma diseducativa quelle che sono le logiche della struttura capitalistica? La manipolazione del capitale oggi è onnipervasiva. Domina in maniera assoluta le coscienze e i corpi, anzi dirò di più, oggi il capitale può lasciare liberi i corpi perché si è impadronito delle anime. Oggi il capitale può in maniera permissiva lasciarti fare ciò che vuoi, per il fatto che ciò che vuoi è già sempre interno al capitale. Se oggi il sistema non deve più mettere a rogo i dissidenti, come avveniva ai tempi di Giordano Bruno o di Giulio Cesare Bernini, non dipende dal fatto che il sistema capitalistico è buono e generoso, ma dipende dal fatto, per un verso, che intanto i dissidenti non ci sono, la cultura è tutta dalla parte del potere oggi, e poi per un altro verso dipende dal fatto che il capitalismo è un sistema dal punto forte di più totalitario che può permettere la permanenza al proprio interno anche di voci fuori dal corpo, a patto che siano sempre minoritari, a patto che, come Diego Fusaro per esempio, sta meglio giudicare a se stesso, dopo Freud non è possibile giudicare se stesso, ma a patto che appunto ci sia la voce fuori dal coro, ma sia sempre o messa a tacere in forme diffamatorie o viceversa lasciata dire la sua, ma al tempo stesso il suo messaggio viene silenziato dal passaggio mille volte ribadito del messaggio dominante, no? Se accendete la TV vi verrà detto 10.000 volte che il capitalismo, il mondo dell'economia è meno peggio degli altri, solo possibile. Cioè la manipolazione oggi è integrale per il fatto che si è impadronita delle anime, come dicevo. È un mondo che in tutte le sue prestazioni culturali, televisive, giornalistiche, in fondo ripete un'unica filastrocca. Il mondo è sempre stato e sempre sarà qual è. Se volete lo dice anche in una forma religiosa, non avrai altra società che fuori di questa, no? Quello che dice la manipolazione organizzata, rinunciate a cambiare il mondo, appunto, sopportate il mondo e consumate merci, dogma della sopportazione del mondo. Cioè la manipolazione organizzata è quella che mira a colonizzare le anime. Quando un mondo storico, come oggi accade, riesce a convincere i suoi abitatori coatti circa il fatto di essere il solo mondo possibile, allora le coscienze ancora prima dei corpi. Il capitalismo oggi, dal 68 in poi, diventa un capitalismo permissivo, non è più disciplinare nel senso tradizionale, è permissivo, ti permette di fare tutto ciò che vuoi, però controlla ciò che vuoi. Fa sì che, ciò che tu vuoi sia sempre dirottato, già da sempre, nei circuiti della forma medica. Io ricorro spesso a questo esempio, anche questa sera vi ricorrerò. Quale totalitarismo, rosso o nero, sarebbe mai riuscito a piazzare nelle tasche di tutti i suoi studi di un telefono cellulare? Mi piace questo esempio. Ora, evidentemente nessuno. Ci sarebbe sempre stato il dissidente, che poi avrebbe pagato con Gulag, con Auschwitz, la propria dissidenza. Oggi invece nel regime capitalistico tutti, tranne l'ente, no, hanno il cellulare in tasca e di più pensano di essere liberi di compiere quel gesto che in realtà è totalmente necessitato dalle logiche sistemiche della riproduzione capitalistica. No? Questo è il segreto di un mondo totalitario, che appunto lascia liberi i corpi perché si è impadronito delle teste. La manipolazione oggi è totale, avviene a dei luoghi privilegiati di produzione, che sono ad esempio la TV, naturalmente. La TV è il luogo principe in cui avviene la manipolazione. La TV, lo diceva Pasolini, anche quando passa il messaggio antagonista in TV, in realtà ha un effetto rassicurante, perché ti dice appunto visto anche in TV dicono le cose forti, in realtà vengono già assorbite dal mainstream dominante. Ma poi oltre alla TV ci sono i giornali, su cui si scrive il clero giornalistico, che è un clero che parla di tutto e non crede in nulla. E poi le università. Le università sono dei grandi cimiteri della cultura, uso più l'espressione di Antonio Gramsci, sono dei cimiteri della cultura perché nelle università non si produce sapere critico, non c'è la lotta per la costruzione di un mondo diverso, come era il tempo di Hegel, o di Schopenhauer e di Hegel, no? Schelling contro Hegel, no? Che polemizzavano, no? Fichte contro Schelling, no? Era una lotta filosofica per una visione diversa della realtà. Oggi le università sono luoghi di riproduzione del politicamente corretto, sono luoghi in cui le giovani teste dei ragazzi vengono addomesticate affinché non pensino. Per cui c'è un tale appiattimento nelle università, ci sono sempre solo le stesse categorie, sempre solo gli stessi autori, no? C'è la categoria del totalitarismo come unica categoria consentita in ambito storiografico, c'è la filosofia postmoderna e le filosofie analitiche come solo passepartout filosofico consentito, no? C'è l'odio conclamato verso lo Stato nazionale come responsabile delle peggiori tragedie del Novecento e quindi come destinato a riprodurle in terra. C'è l'odio conclamato verso la dialettica e soprattutto verso Hegel e Marx. C'è una sorta di recinto chiuso in cui il politicamente corretto si riproduce. Per questo io penso che il primo gesto per rompere lo schermo della manipolazione organizzata è quello di violare il politicamente corretto. Il politicamente corretto è un luogo di, come dire, in cui vengono preventivamente stabilite le cose che si possono e non si possono dire. Il politicamente corretto perimetra le cose che sono dicibili ed esclude a priori quelle che non sono dicibili. Oggi le cose che non sono dicibili sono tante, ad esempio quella che io dico tranquillamente, per cui la lotta contro il capitalismo dovrà necessariamente passare dallo Stato nazionale. Per combattere contro il capitalismo bisognerà passare da un momento di ritorno allo Stato nazionale. L'economia sul piano globale non si sconfigge. Questo è uno degli errori di Marx, secondo me. Fa ridere che sia un errore di Marx. Purtroppo siamo di fretta. Puoi andare all'ultima slide, saltiamo le due perché purtroppo ci hanno invitati ad uscire. L'ultima domanda, ecco, quella della progettualità, nel senso che lei fa un'analisi del sistema capitalista e non dedica specificatamente un capitolo in cui parla di un programma in cui imperare le sue analisi, però tra le righe magari la facciamo più breve così lasciamo. Sì. tra 5 e 11 mandano via, ci ribelliamo, stiamo qua seduti. Scusa, tra le righe dà degli spunti comunque per delineare una progettualità politica. Questa progettualità politica impone e presuppone che la soggettività però sia cosciente e abbia volontà di trasformare il mondo. All'interno del nostro quadro sociologico noi abbiamo per esempio indicato nei lavoratori dipendenti, nei piccoli imprenditori, nei liberi professionisti, nei commercianti, nei negozianti, nei cooperatori sociali, disoccupati, gli studenti, i grandi emarginati, come soggetti atomi individualistici, in quanto pare, però soggetti che potrebbero essere comunque chiamati al risveglio in vista di una ricostruzione comunitaria, laddove si possa pensare, si possa sognare un superamento di questa epoca che invece produce ingiustizie e soprattutto ci allontana dalle nostre vere potenzialità ontologiche. È d'accordo su questa impostazione? Io penso di sì, ma si può dire in 2 minuti. Guarda, sarò telegrafico perché poi passerà la parola a Simone. Rapidissimo. Oggi il capitale non distrugge più solo la classe subalterna come avveniva in passato, oggi distrugge i popoli. Cioè, l'esempio del popolo greco ce l'abbiamo sotto, un genocidio di tutto il mondo. Questo sta facendo oggi il capitale, per cui io credo che si tratterà effettivamente di ripartire da comunità che resistono rispetto al capitale, per cui sono d'accordo. Ciò detto, chiaramente permangono le differenze tra l'imprenditore e il lavoratore. Anzi, ne approfitto per dire una cosa che avrei già voluto dire in altre occasioni: in queste trasmissioni televisive in cui fanno sempre parlare l'imprenditore, no? Sarebbe bene far parlare anche un lavoratore, no? Intanto no, parla sempre solo l'imprenditore, non si sente mai la voce del lavoratore. Ciò detto, io sono d'accordo con quello che dice. Bisogna svegliare una coscienza nazionale oggi. Finché gli italiani continueranno a vergognarsi di essere italiani, il capitale vincerà totalmente anche su questo versante, secondo me. Quindi io lo ringrazio tantissimo. L'ho tagliato un po', sì. Che ha dato la disponibilità per venire qui da noi a Bergamo, e volevo passare la parola per la chiusura